Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo allora i farisei gli dissero: I discepoli di Giovanni digiudano spesso e fanno preghiere, così pure i discepoli dei farisei. I tuoi invece mangiano e bevono. Gesù rispose loro: Potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro, ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto. Allora in quei giorni digiuneranno. Diceva loro anche una parabola: Nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo su un vestito vecchio. Altrimenti il nuovo lo strappa e al vecchio non si adatta il pezzo preso dal nuovo. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo spaccherà gli otri, si spanderà e gli otri andranno perduti. Il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuovi. Nessuno poi beve il vino vecchio, desidera il nuovo, perché dice il vecchio è gradevole. Ancora una volta la parola oggi va ancora su queste discussioni aspre con i farisei e ancora una volta proprio su quello stile di vita che conducono Gesù e i suoi discepoli, che forse potrebbe essere sintetizzabile con una frase, ovvero che i discepoli di Gesù si godono la vita appieno, mentre invece quei farisei e tutti gli altri sono lì che digiunano e rinunciano. Allora, accogliere il Vangelo significa accogliere la vita e viverla in pienezza. Non è vivere una vita di rinunce, di no che non posso fare, ma gustarla pienamente, gustarla in pienezza. Allora eccolo qua, che c'è questo contrasto, che c'è questo attrito. Perché a volte sembra che per entrare nella vita io debba sforzarmi, fare tante cose e allora riuscirò ad ottenere una parola, uno sguardo e riuscirò a raggiungere quella pienezza. E questo sembra proprio quello di questa vita di quei farisei, così occupati ad osservare tutti quei precetti, tutte quelle norme e tutta quella legge. E di fatto gustano quel vino vecchio. Infatti, proprio alla fine di questo versetto che dice Gesù, nessuno che beve il vino vecchio desidera nuovo, perché dice il vecchio è gradevole. Ovvero, siamo a posto con le nostre sicurezze. Mentre invece Gesù invita ad entrare in uno stile nuovo, in uno sguardo nuovo nella vita, in cui te la gusti, te la godi, assapori il nuovo. E nel momento in cui inizia a viverla, ad entrarla, sì, poi assume anche un senso la preghiera, la rinuncia, ma è a partire da un incontro. La fede significa avere la capacità e anche riconoscere che siamo amati da Dio in ogni giorno della nostra vita e da questo camminare. E ogni giorno, giorno dopo giorno, trovi il gusto bello della vita, anche all'interno delle difficoltà, anche all'interno di tutte le contraddizioni in cui ci troviamo. Allora forse è bello perché ci permette di non fasciarci la testa prima, ma di gustarci appieno, di essere felici e beati proprio perché c'è quell'amore di Dio che continua ad essere presente in noi. Allora chiediamolo anche oggi, ma io questo vino nuovo me lo sto gustando, la vita me la sto gustando al massimo oppure sto rinunciando? Ecco che aderire al Vangelo, scegliere il Vangelo non è rinunciare a qualcosa, ma vivere in pienezza. Allora chiediamolo anche all'interno di questa giornata, che possiamo gustare questo vino nuovo, che possiamo fare spazio, lasciar perdere tante cose che magari non hanno senso all'interno della nostra vita, per scegliere quella vita bella e quella vita piena a cui il Signore ci chiama.